sia, ciao Sergio, se ti conosco un po' gli ultimi minuti di rilassamento, a parte poi ci stanno anche quattro gol di Sharawi, ha fatto un po' di piacere, la squadra ha concesso qualcosa in difesa, soprattutto quando è andato il tempo, c'è stato un po' di testa, anche quello di gol. Insomma, c'è stato un momento che, quando parli di motivazione, di questioni di testa, poi la squadra, ovviamente il risultato è così, però si è un po' tranquillizzato purtroppo. Guarda, questo posso essere l'unica, diciamo, nota negativa, però oggi, siccome me la presento, magari dico che sono molto invece contento della prestazione generale della squadra, magari in questi minuti in cui qualcosa va a vincere dagli avversari, solo devo dire che per la volta è stata una cosa che ho visto in TV, che stava risultato, non sto per contare invece volutamente, ma ho fatto una di altro livello. Invece la squadra mi è piaciuta nell'applicazione, nell'attenzione, nella capacità di servire, nella fase difensiva di squadra. Abbiamo lavorato veramente bene oggi con la preparata e anche nello sviluppare, anche se non abbiamo fatto cose eclatanti, lo sapevamo come fare male agli avversari, i ragazzi hanno interpretato veramente bene. Quello, oggi forse devo dire che è la partita in cui sono più contento di questa Roma, di come è stata nella partita e poi ha concretizzato anche quello che ha creato, cosa che spesso non è da cane. Nella gioia per la classifica che sono anche, diciamo così, più consona, no, al valore della Roma, ci sono anche una serie di storie di giocatori che possono festeggiare stasera, penso a Jesus, a Cristante, ovviamente a Schick, a Kluivert che è entrato e la continuità, si sono visti anche tanti sorrisi. Si può dire a questo punto che il peggio sia passato in questa stagione o bisogna ancora aspettare? Ma io non dico che il peggio non è stato, ti posso dire che stiamo migliorando. Stiamo migliorando, i nomi che hai detto tu sono è l'emblema della crescita di questa Roma, attraverso anche magari prestazioni meno buone, attraverso una crescita costante con lavoro, ad assimilare ancora meglio quello che sono i principi di gioco, di magari un 4-2-1 che ti sposta qualcosina, ma non più di tanto rispetto a quello che volevo nel 4-3-3. Però molto più attenti alla fase difensiva. Blackett è un giocatore che ha dei mezzi importanti, un ragazzo molto sveglio, che prima scherzava un po' troppo. Adesso comincia a fare sul serio, nel senso che capisce che quando si fa qualsiasi giocata si fa per far male agli avversari. E in questo sono molto contento, molto contento in fase difensiva. I due esterni hanno fatto un po' la differenza in questa fase, giocando molto stretti, togliendo tutte le giocate verticali degli avversari, poi per ripartire veramente con curiosità. Allora è una partita interpretata al meglio grazie alla crescita di questi calciatori. Anche Juan Jesus si ha dimostrato di essere presente ogni volta che lo chiama, non deve vedere continuare ad essere così attento e concentrato come era in Mister, buonasera. Si è dibattuto molto a lungo su Patrick Schick, lei ora lo conosce da un anno e mezzo, lo allena. Secondo lei qual è stato il grande problema del ragazzo? Magari l'insostituibilità di Dzeko o da parte sua il non saper cogliere l'attimo in alcune occasioni? Ma gli aspetti possono essere tanti, no? Anche il peso di essere stato acquistato da Roma, questa piazza che non si aspettava, magari questo peso che lui sente tanto. Perché spesso si dice, se è un calciatore, vuole i soldi, deve capire. Ricordatevi che all'interno di ogni ragazzo che ha un contratto importante c'è un uomo, c'è un vissuto, c'è un modo di essere, ci sono delle caratteristiche mentali e lui le ha subite dal punto di vista un pochino. E la capacità di questa squadra di volerli bene, di stare vicino a tutti quanti, oggi ha dato delle risposte di prima, non è solo l'inizio, lui stesso ha detto subito in intervista che deve lavorare ancora di più per non avere magari campo, situazioni come è successo oggi. Ed è una grande abilità, sta anche poi a lui dimostrare di essere diventato più maturo e subire meno la pressione di questo ambiente. Per quanto riguarda questa domanda su Schick, vuoi dire? Nessun'altra domanda, se vuole che faccio un'altra, però non ce l'ho. E l'ho fatto male, Schick? No, ho solo dei campi. Subito dopo. Carboni. Mister, nell'ultimo lotto di partite, che sono state partite molto, molto importanti e difficili, tante volte si è parlato di squadra che sbagliava la scelta della giocata, anche in uscita, non trovava l'uomo a tre la pressione quando penso a Napoli, Firenze. Oggi invece questa pressione è cresciuta. Che punto è la posizione della squadra? Cioè, siamo arrivati a un livello in cui Zonzi, Cristante e soprattutto Pellegrini si stanno
stanno trovando bene per arrivare alla squadra uscita o per presa la palla? Sì, vabbè, che la cosa più importante quando vieni preso dalla squadra alta è il palleggio iniziale. Il fatto che all'inizio non abbiamo fatto tanto bene, nemmeno oggi, quindi 7-8 minuti. Poi l'errore si fa quando si insiste a andare in orizzontale, perché permette agli avversari di avvicinare sempre più uomini e di aggredire sulla palla, avendo dei riferimenti. La capacità è di muovere in maniera differente, adesso non voglio andare nello specifico, però l'hanno interpretata molto meglio successivamente, in questo stiamo crescendo. Ma la squadra sta crescendo in generale. Mi tengo stretto sto periodo qua perché sono periodi in cui di arrabbiature sì, ma anche in momenti di crescita importante, nonostante i risultati sono stati dal mio punto di vista inferiori sia alle aspettative ma anche ai nostri metodi, perché in una comunità di tale comunità sicuramente non ottiene di più. Buonasera mister, credo che tra le cose migliori della serata ci sia la variazione della squadra alla prima mano, alla prima chiamata, quando ha capito che c'era il pericolo di farvi entrare la Sampdoria, la Roma si è rimessa a far gioco da campo avversario per 20 minuti alla scorsa trovata l'avversario. Però a proposito di VAR, oggi applicata in maniera molto migliore, secondo me comunque più lineare, ci fosse stato forzato sarebbe finito alla stessa maniera, o comunque, è servito alzare la voce, Guardate, la scelta fatta a Firenze ha un senso, no? Alla fine quando una società decide di prendere una posizione è inutile dove da fare o a ripetere che non può pagare quello che sono gli altri. Era condivisa, è stata una scelta fatta. Devo dire che secondo me l'applicazione perfetta della VAR è stata oggi. Non andare a riguardare perché alla fine è l'altro che determina il giudizio finale, quindi giusto che sia, perché sono questi regolamenti. E oggi è stata interpretata meglio, più alle rigore nostro, ma io nemmeno le guardo, perché a me non mi interessa, perché io da lontano sarei fenomeno a vedere quello che è successo nell'area di là. Siccome il calcio ha una velocità impressionante, io sto a 70 metri, quando gli altri dicono che hanno visto, quasi impossibile da quella distanza. Per quello io credo negli altri, nella tecnologia, ma deve essere applicata nel giusto come hanno fatto oggi. Ultima, Fontanini. Salve Sergio. Un volore dei Clivert, prima lo stai accennando, mi sembra che lui è l'emblema di questa continuità a livello di gioco più del collettivo che in funzione del singolo, oggi ha operato di dribbling, come al solito molto bene tecnicamente, però poi finalizzati in bucata sulla posizione. Quindi mi interessa sapere che lavoro ha fatto mentalmente con questo giocatore che si è trasformato da un paio di partite in questa parte, cioè non cerca il numero, ma cerca più che altro la giocata per il collettivo. Su Claret risponde a tutti gli allenatori che ci stanno a Roma, compresi voi, che dicono che non può giocare a sinistra, che può giocare solo a sinistra. Questa è la dimostrazione di quanto il giocatore cerca la testa, assieme a determinati concetti, ha queste qualità. Per me è un valore aggiunto. Dove ha giocato a giocare? Se facciamo male, diciamo, mista la sbella, mista la testa. Però voglio solo far capire che quando un giocatore ha delle caratteristiche importanti, può giocare da tutte le parti, quando è applicato, quando è trovato, quando capisci che non deve scherzare, ma diventare determinante come lo toglie. Per quello io sono felicissimo di avere in particolare che ha fatto bene a testa, perché per me è un valore aggiunto una zona di campo dove non ho grandissime alternative, avendo tutti i destri, magari solo Genesis che fanno loro. Grazie.